È un servizio che va nella direzione che abbiamo già intrapreso per quanto riguarda la promozione turistica. In questi 2 anni siamo fortemente impegnati a promuovere Siculiana attraverso azioni di diverso tipo. Questo è un servizio che dà un valore aggiunto, che rafforza l'idea di uno sviluppo che si basi sull'accoglienza, come stiamo cercando di fare. Soprattutto va incontro a quelle che sono le esigenze di un centro storico che diventa sempre più luogo dove dormire e dove sostare, considerando che comunque Siculiana Marina non può accogliere tutti. In questi anni abbiamo avuto un aumento di, per quanto riguarda i B&B, notevole. Avremo bisogno in realtà altri 1000 posti letto in 2 anni, su questo stiamo lavorando, per cui un servizio di questo tipo sicuramente aiuterà in questa direzione, oltre a che naturalmente favorirà anche per i residenti, oltre che per i turisti, l'opportunità di arrivare al mare in tutta tranquillità e liberare un attimo quello che è il traffico a Siculiana Marina, che negli ultimi anni è davvero molto complesso. Possiamo dire che effettivamente è un valore aggiunto, questo della navetta darà qualità al turismo ed è un servizio richiesto proprio da tutte le attività, proprio per dar forza e maggiore qualità al nostro turismo, richiesto dai B&B effettivamente, che offriranno servizi di migliore qualità, richiesto da tutte le attività, un servizio che mancava.